Salve a tutti amici, ebbene un nuovo oggetto maledetto infestato da analizzare sia qui che su TikTok, amico diverte racconti horror. Non perdetevi le live che faccio su quel profilo, trovate il link in descrizione di quel social, ma vi basta cercare amico diverte racconti horror. Questa è una lampada che stava qui al museo dell'impossibile. Che cos'ha di particolare? Allora, di particolare questa lampada me l'ha portata un custode di un cimitero, dicendomi semplicemente di tenerla per 2 mesi e mi sarei accorto di quello che sarebbe successo. Sono quasi 2 anni che ce l'ho e non ho rilevato niente. Quindi probabilmente perché tu, non essendoci sempre, non hai visto quando è successo quel qualcosa. Ci sta, oppure troppe energie tutte insieme hanno offuscato l'energia della lampada. Giusto. Quindi se vuoi te la lascio, ci puoi fare qualche esperimento e poi mi farai sapere. E vediamo quello che succederà, non vedo l'ora. Sono appena tornato a casa, quindi ho questa lampada da pochissime ore. La prima cosa che farò è lasciarla qui intanto e vedere se c'è qualche cambiamento, qualcosa di strano. E poi faremo esperimenti. Ora sono stanchissimo, sono appena tornato dal rituale delle 11 miglia e questa stava nello zaino, tra l'altro, durante il rituale. Una bellissima lampada in rame, tra l'altro. Salve a tutti ed ecco il primo esperimento con questa lampada. Allora, lo faremo in contemporanea alla live di TikTok, ma ho deciso di registrare anche a parte video per non dover ricaricare tutta la live, quindi vediamo se riusciamo a fare entrambe le cose contemporaneamente, quindi iniziamo. Ok, siamo contemporaneamente sia in live sia in registrazione video. Allora, come ho detto precedentemente, che cos'è questa? Oh! Che cosa è successo? Ho fatto... Che è la mia mano? No, è andato via. Ok, interessante questa cosa, molto interessante. Allora, come ho detto precedentemente, questa è una lampada infestata. Stava in un cimitero e il custode del cimitero l'ha data via perché non ha voluto dire perché, ha detto solamente di aspettare di vedere. Quindi ha fatto parte del Museo dell'Impossibile, adesso è in prestito a me, perché ha visto anche il video introduttivo dove Christian ne parlava. Dobbiamo capire insieme che cosa può succedere con questa lampada. Ora, c'è già stato un bel colpo là, a rosso, con l'RF detector. Quindi aspettiamo un po' di gente e cominciamo a capire se gli strumenti segnaleranno qualcosa. Dopo vedremo anche come è fatta all'interno, perché io sospetto che sia una lampada ad olio. E allora potrebbe essere interessante metterci un olio e vedere com'è accesa. E infatti magari una lampada a desiderio, magari basta sfregarla ed esce il genio. Infatti ora faremo questo tipo di domande. Vediamo un po', però già interessante subito la risposta sull'RF detector, veramente interessante, e non poco. E vedete che sta a 1, sta buono, non ho mosso niente. Allora, ovviamente adesso devo stare attento a non avvicinare troppo il cellulare, se non accade questo. No, come non detto, mi stavo ustionando, ok. Ok, allora sembra non fare interferenza perché qua non c'è la SIM card semplicemente, quindi... Ok, l'importante è capire che non è un'interferenza. Bene. Dove ti trovi? A casa mia, semplicemente. Quindi cominciamo subito ad aprire il Ghost Tube e vedere se esce una parola. Allora, le presenze che sono qua intorno mi possono dire cosa c'è all'interno di questa lampada? Perché viene ritenuta una lampada infestata? Quindi cosa c'è all'interno di questa lampada? Mi sto attivando anche per trovare altri oggetti particolari, in modo da fare gli esperimenti anche con altri. Però intanto ci dedicheremo a questa bellissima lampada in rame. Come sentite? Cosa c'è all'interno di questa lampada? Barca. Barca?
Barca? Questa parola non è mai uscita? C'è una barca? Vorrei sapere se c'è una presenza o no, puoi essere specifica su questo? Perché sappiamo che fa cose strane questa lampada, ma non abbiamo capito che cosa fa di strano. Quindi, allora, intanto ti richiedo, a parte barca, se c'è o non c'è una presenza al suo interno. Vediamo, Barca non mi significa nulla. Intanto attiviamo anche quest'altro. Le cenere di qualcuno. No, 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 è vuota, è completamente vuota dentro. L'ho aperta, l'ho controllato. È totalmente vuota. Ciao Angel. Ah, se sentite dei rumori là sono i miei ratti, che stavolta non li ho spostati dalla stanza. Li ho voluti tenere anche per vedere se hanno un certo tipo di reazione, magari. Allora, apriamo anche il Ghost Radar per vedere se abbiamo due fonti diverse. Per favore vai. Per favore vai. Tendenzialmente questa frase esce, spesso. Allora, Ghost Radar Legacy. Ok. Allora, posso esprimere dei desideri con questa lampada? Vediamo un po' se... Località. Località. Perché non ha parlato il text to speech? Ripeto, Francia? Non so perché non stia parlando, però ha detto località e Francia. Che sia francese? Mi devo informare sulla provenienza perché non ne ho idea. Però ha scritto località Francia. Questo è interessante. Vi chiedo, posso esaudire i desideri con questa lampada? Per favore datemi una risposta positiva o negativa. Lapo? Lapo? Sebbene. Ma sebbene, che cosa vuol dire? Sì o no? Grazie Michele per il follow. Ghost Radar Legacy, l'ho detto. Importanti. Importanti. Buonasera, maestoso. Importanti. Bere. Ma quanta roba stanno scrivendo? Beh, certo, certamente non bevo dalla lampada. No, posso sapere se... Le ho detto. Le ho detto. No, non ho capito se è un sì o un no. Voglio sapere. Prova. Prova! Prova ad esaudire un desiderio? Ad esprimere? Allora, il primo non lo dico, lo tengo per me, ok? Nebbia. Quanto sta parlando di qua? Di solito non parla mai. Allora... Sfrego la lampada ed esprimo il mio primo desiderio. Io ho espresso. Sapete cosa ho espresso? Riuscite a darmi un indizio che posso sapere solo io? Sarebbe stato bello fosse uscito il genio, Però... Dopo vi farò vedere com'è dentro. La vedremo insieme. Sto parlando con la presenza della lampada. Visto che questa è una lampada infestata, appunto. Ma vogliamo capire che cosa fa questa lampada, quindi. Oltre a chiedervi che cosa ho espresso, cosa fa questa lampada? Perché se ne è sbarazzato il custode? Perché ha così paura? Questa stava in un cimitero. Lo ripeto, stava in un cimitero, se ne è sbarazzato. E non ha detto perché.
Ha detto solo te ne accorgerai. Io sono curioso. Allora, l'ho tenuta qui un paio di giorni, non ha fatto niente. L'unica cosa. Bianca. Bianca? Oh mio Dio. Ragazzi, ha a che fare col desiderio che ho espresso. È un soprannome. Va bene, ok. In che senso la voce di un uomo o di donna? Grazie Massimo per il follow. Mi sono un attimo perso, scusate. Questa cosa mi ha un attimo destabilizzato. Dicevo, non sappiamo perché se ne è voluto sbarazzare. Porto e Bianca, esattamente, fanno parte del desiderio che ho espresso. Hanno capito esattamente a cosa pensavo, esattamente. Bianca l'ha detto qua, Porto l'ha detto qua. Allora, ridico quello che è successo. Questa non si è mossa, non ha fatto niente, ma ho sentito un odore forte di benzina per le scale. E non veniva da questa stanza, però l'ho sentito forte e non ho capito perché. Un odore di benzina dalla mattina dopo che avevo messo questa qui, qua in questa stanza. Ah, difficoltà. Io non lo posso dire adesso che desiderio espresso, questo è veramente privato, ma il prossimo lo dirò, ok? Esprimerò adesso un desiderio ad alta voce in modo che voi possiate adesso capire. Il primo era veramente privato. Sì, sono abituato a chi si fida di me, lo so che resta c'è gente. Resta con me, sì. Lo so che c'è gente che ancora non mi conosce, quindi dubita di quello che faccio. Allora, vediamo un po', un desiderio che posso esprimere. Allora, fatemi pensare. Cosa posso esprimere? Formaggio? Difficoltà formaggio? No, il formaggio ce l'ho, non lo voglio adesso esprimere come desiderio. Anche perché sto pensando ai famosi tre canonici desideri e uno l'ho espresso. Quindi fatemi pensare, Gioia. Sì, perché no? Giusto. Vieni qui. Vieni qui, sì. Allora, proviamo. Allora, adesso esprimerò il desiderio di avere la serenità interiore, ok? Dipende. Ha scritto dipende. Voglio la serenità interiore. Ok, fatemi capire quello che ho detto di nuovo. Questa volta l'ho detto ad alta voce, ma ditemi che cosa ho espresso. Ragazzi, hanno fatto tic sul cellulare, Hanno bussato sullo schermo. Non so se si è sentito, ma c'è stato un tic sullo schermo. Se vuoi dare segnali, puoi darli sull'RF detector, puoi farlo andare a rosso come hai fatto prima? Puoi farlo brillare? Ah, si è sentito? Pensavo di no perché non era fortissimo. Io le mani le ho qui, le ho basse. Sicuramente non l'ho toccato. Puoi darmi un segnale sull'RF detector e scrivermi che cosa ho espresso? Per favore? C'è un attimo di silenzio, tranquillità. Ah, se potete ripetere. Lo sai benissimo cosa voglio. Voglio che tu mi dica che cosa ho espresso.
Che cosa ho espresso? Inoltre voglio che tu lanci un segnale sull'RF detector. Concentra la tua energia là, su quello strumento. Ok, qua sta per scrivere forse? Nessuno. No, 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 l'ho espresso il desiderio. Nessuno, no. Non ho capito perché non sta parlando qua. C'è l'audio solitamente, anche al massimo il volume. È come se si... Abbassa la voce. Abbassa la voce. Va bene. Va bene, abbasso la voce. Allora, che desiderio ho espresso? Che desiderio ho espresso? Ma vogliono un po' la voce più bassa. Sembra. Grazie, Keg. Cucina. Cucina? No, non ho espresso quello. Però ho cucinato prima. Cucina. No, questa volta non ha risposto al desiderio. Però io ripeto, vorrei che voi mi lanciaste un segnale sull'RF detector. Se potete, per favore. Fatemelo andare fino al rosso, fatelo suonare. Lo so che potete, ce l'avete fatta prima, all'inizio. Magari se la sfrego riesco a caricare l'energia? Niente. Allora, innanzitutto vorrei farvi vedere com'è fatta questa lampada, così mi aiutate a capire come si dovrebbe poi accendere, ok? Accendo questa luce. Allora, è staccata. Un attimo, che l'attacco. Aiuto, sta cadendo tutto. Fatemi posizionare questa, eh? Allora. Andiamo un po'. Vediamo se riesce a... Sta per scrivere qualcosa? Allora, ecco qua. E luce fu. Come potete vedere, questa lampada si può svitare quassù. No, troppo. Si toglie il tappo. E qua è... Faccio vedere anche alla videocamera. È vuota. Quindi immagino che sia una di quelle lampade ad olio, giusto? Ci va messo l'olio dentro, che non è un portacandele. No, non mi sembra affatto un portacandele. È ad olio. Quindi in pratica va riempita d'olio fin qua all'orlo e poi con l'accendino, come funziona? Vado a ritapparla. E poi si chiude? Olio per lampade serve quindi. È una lucerna. Manca lo stoppino. Ah, ecco. Triste, ha detto. Servirebbe anche lo stoppino. Infatti è completamente vuota. Come faccio a metterci uno stoppino però? Cioè, non saprei come fare. Cioè, l'olio ok, lo saprei anche piazzare, ma... Come farei con lo stoppino? A inserirlo, più che altro. Volante, così, nell'olio. No, non ho niente. Una cordina da merceria. Stupido. Stupido. Scusa, se non so farlo. non lo so fare. Non è che sono tutti intelligenti, eh. La lampada di Aladino. Sì, infatti abbiamo espresso già due desideri. Vedremo quanti se ne... Quanto andrà. Però insomma, stupido. Allora, perché stupido? Perché mi dici che sono stupido? Rispondimi.
un pezzo di stoffa di cotone attorcigliata. Avanti, qui ha scritto avanti. Ah, ho capito. Bisognerebbe portarla a qualcuno che sa come funziona. No, 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 sicuramente non è elettrica. Sicuramente. Ed è molto pesante, eh? Perché qui è tutto rame, questo è... Non so se è marmo. Sì, sembra marmo. Quindi è molto particolare questa, eh? Alimentare, ha scritto. Potrebbe essere antica. Sì, potrebbe, potrebbe. Sono eterno. Sono eterno, ha scritto. Sono eterno. Abbiamo detto antica. Allora, potete dirmi a quando risale questa lampada? Ce la fate? Ci riuscite? Grazie per il follow, Shalom. Riuscite a dirmi se a quando risale? Ditemi un numero. Nell'antica Roma mettevano l'olio d'oliva. E infatti ha detto alimentare, capito? Alimentare. Effettivamente potrei metterci, cioè, l'olio di semi andrebbe bene. Però non lo so. Se risale ai romani, risale ai romani? O comunque datemi un indizio a che epoca risale, il numero, la popolazione. Boh, io credo che risalga agli anni 40, non lo so, ho questa impressione. Prima dell'Ottocento, addirittura? Così antica, così di valore? Sarebbe interessante, eh? Però è ben tenuta. È molto ben tenuta. Chissà se poi all'interno può comparire un liquido. Ah, nei primi dell'Ottocento si usavano queste lampade funerarie, interessante. Qui è tutto abbastanza però morto, eh. Anche l'RF detector, a parte la botta iniziale, non ho mai fatto un segnale. Ed è un peccato, eh. Ok, proviamo a cambiare strumento. Proviamo a vedere con le foto. No, ho sbagliato, come al solito sbaglio. Vediamo se le foto ci danno un indizio. Puoi generare una foto che abbia un senso, che ci faccia capire l'epoca a cui appartiene questa lampada? Ed è arrivata. Oh mio Dio! Cioè ci ha dato veramente un'immagine di un borgo. Ma questa è acqua. Sembra una rocca su un'isola. Bastone, qui ha detto. Ha generato questa foto. Puoi continuare a generare foto così capiamo, vediamo un po'. Ogni volta, ok.
Un'altra foto, per favore. Poveglia. Oh mio Dio, magari, sì. Calcio. Bastone, calcio. E io voglio sapere l'epoca, quindi dammi un indizio su una costruzione molto famosa che riguarda quell'epoca, per favore. Se puoi, una foto. È l'app Ghost Radar Legacy. Aspettiamo la foto, eh? Che prima è arrivata a bomba. Please. Diamogli tempo. Questa lampada è una lampada che viene da un cimitero ed è infestata. Il custode se ne è voluto sbarazzare perché è particolare, ma non si è capito che cosa fa ancora. Dice solo aspetta e vedrai. Un tappo di sughero tagliato a metà, rendilo piatto, poi buca e metti la corda. Ah, interessante. Mi vedrò qualche tutorial comunque. Allora, ancora non vuole generare immagini, prima però l'ha fatto al volo. Quindi rifaccio la domanda, vorrei l'immagine di una struttura o un paese, un posto che ci fa capire esattamente a che epoca ci riferiamo. Quindi in questo modo capiamo l'epoca della lampada. Il nome dell'app, Ghost Radar Legacy. C'è solamente per iOS. Oh! Che succede? Non è questo. Ha dato un bel segnale. Puro. Ah, qui ha detto puro. Ancora. È interessante perché poi l'ho settato veramente molto basso per evitare l'interferenza, vedete? Fino ad ora non stava prendendo interferenze, non è cambiato nulla. Eccola, arriva la foto. Questa è un'arma... Oh no! Somiglia molto all'armadietto che ho di sopra. Giù no. Giù no, però somiglia molto all'armadietto di sopra. Solo che il mio è molto più bianco. Ed è l'armadietto dove tengo le cose per le indagini. Proprio, eh. Non mi torna tantissimo la parte bassa. Ma questo, accidenti se simile. Accidenti. Non so cosa dire. Forse mi sta chiedendo di usare un altro strumento in più. Non saprei. Che mi stia chiedendo altri strumenti? Ok, proviamo a chiederla. Apparteneva a una famiglia di nobili? Uno. Potrebbe essere un sì. A un nobile, quindi, apparteneva. Se solo riuscissi a capire
Dove stava collocata al cimitero? Che storia aveva? Praticamente non sappiamo niente. Famiglia nobiliare. Bisognerebbe che venisse in live Christian, se si collegasse. Qualcuno potrebbe condividergli la live. Non so se riuscite a raggiungerlo. Christian sa di più di me, perché è lui che l'ha avuta prima di me. Comunque arriva da un cimitero, appunto. Guardando. Tombe dei primi 800. Bisognerebbe fare delle domande ulteriori al Museo dell'Impossibile, che non ho fatto, non ci ho pensato a chiedergli a quando risale. Freddo. Qui si sta bene, però non c'è freddo. Sì, fra poco usiamo la box. Vediamo se abbiamo altre... Ma io qui devo capire perché sta zitto e non mi dà il text to speech. C'è una... Sì, forse sarà impostato su silenzioso. Uno. Ok, proviamo quell'altro strumento. Vediamo se riusciamo a sentire, a capire qualcosa. A chi apparteneva questa? All'interno del. Io proverei ad aprire e lasciarla aperta. Forse vogliono che la lasci aperta? Così esce quello che deve uscire. Ancora no. Non volevo togliere tutta la vita. Ecco, è caduta la vite. Ok, è aperta. Il programma è Ghost Tube. C'è anche scritto sopra, comunque. Noi. C'è qualcuno all'interno di questa lampada? C'è? Potete rispondermi? Con un sì o con un no, per favore. Eccolo, Christian. Meno male sei arrivato. Ce l'hai fatta. Ti volevamo fare una domanda, un attimo, Ottobre. Mettiamo un attimo in pausa. Allora, Christian, tu sai a quando risale questa come epoca? O hai altre informazioni sulla sua provenienza, a parte il cimitero? Perché è interessante, qui non sappiamo dire a che epoca risale. Siccome è antica, ma non si sa quanto antica. C'è qualche altra informazione che non mi hai detto? Su quello che sai? O anche dove era collocata esattamente? Se era di un nobile? Perché sembra quasi che abbia detto un nobile. Avete visto che è andato fuori fuoco lo schermo? Viene da un cimitero della Toscana con tombe risalenti anche al 1800. Allora aveva ragione la ragazza qui a dire che poteva essere anche dell'800, eh? È molto antica. Qui dicono che ci vuole l'olio e lo stoppino per accenderla.
Non c'è altro, che sai su questa? Ah, sarà sensitiva. È interessante. È secolare. Una lampada funerale, il cimitero ci sta di brutto. Sì, sì, certo, era del cimitero, questa non c'è dubbio, lo sapevamo. Ok, riaccendiamo lo strumento e gli chiedo che cosa dovrebbe accadere con questa lampada. Il custode che se n'è sbarazzato ha detto che accade qualcosa, ma non ha specificato cosa. Quindi vediamo adesso con il Vox. Che cosa accadrebbe a questa lampada? Ma c'è modo di risentirlo il custode? Cosa fa questa lampada di strano? Magia, ha detto magia. Ho sentito magia. Bene. Ha detto anche rumori, rumori, ho sentito. Sì, ascolta. Si ascolta. Si ascolta, rumori. Vedere. Quanta roba sta dicendo? Qui. Qui. Oppure banalmente. Giallo. Allora Cristian, l'unica cosa strana è che io ho sentito odore di benzina. Odore di benzina per le scale. Da quando ho preso questa. Poi è sparita ora. Però c'era questo odore forte di benzina. Gli altri. Davvero giuro, ho sentito un odore di benzina per le scale. Che, e sotto le scale c'è questa stanza. Però da qui no, in questa stanza no, solo per le scale. Così, sì. A chi apparteneva questa? Puoi dircelo? Ci sarebbe una. Ci sarebbe? Fa che spuntano i soldi. Ah, questo sarà il mio terzo desiderio. Puoi far apparire soldi nella lampada, per favore? Ecco il mio terzo desiderio. Tanti soldi nella lampada. Se è una lampada desideri. Non espressi tre. Desideri. Ancora tutto silenzioso, però qualche messaggino c'è. Allora, alla presenza, questa volta però usiamo l'altra app normale. Alla presenza vorrei chiedere una domanda a cui tanti vorrebbero sapere. Ti va di dirci esattamente una cosa? Cosa c'è nell'aldilà? A parole tue, a parole tue. Cosa c'è nell'aldilà? Indica una parola che vuoi usare. Cosa c'è nell'aldilà? L'app è Ghost Tube e Ghost Radar Legacy. È scritto anche sopra. Aspettiamo la risposta. Non faccio altre domande, ma solo questa. Ti va di dirci con una parola che cosa c'è nell'aldilà? Come lo definiresti? Dacci anche un altro segnale sul ghost, sul... qua. Fallo illuminare di nuovo fino al rosso come hai fatto prima. Oltretutto, ci fa capire che ci sei ancora. Ci sei? Con noi?
Qualsiasi sia la presenza, non so se è quella della lanterna o quella del... o un'altra che sta qui. Posso sentirti. Posso sentirti? Ok, ma dacci una risposta. Cosa c'è nell'aldilà? Come lo puoi definire? Tanto là si vede uno dei miei ratti, vedete? Sono i due ratti nella gabbietta. Pericolose. Pericolose, quindi l'aldilà è pericoloso? Non le ha concesso dirlo, ma infatti ho detto a parole tue quello che può dirci, come può definirlo. Allora, se non può dircelo, descrivermi la parola o la frase del perché non può dircelo. Esatto, Ciro. Il perché non può dircelo. Ma tu vedi che è una presenza legata alla lanterna o altre? Io la lascerei aperta comunque la lanterna. Non so, magari aiuta anche la manifestazione di quel qualcosa. Che però secondo l'app erano rumori. Ah, la lanterna, è legata alla lanterna. Finché è stata nel museo non ha mai interferito, ma non l'ho nemmeno mai aperta, esatto. Proviamo a tenerla aperta. Ho fatto fuoriuscire qualcosa, forse. Oh, ha detto magia e rumori, eh? Quando le ho chiesto che cosa dovrebbe fare. Ora, per i rumori io non lo posso sapere perché non è che sto in questa stanza. Perlomeno rumori forti non ne ho sentiti, non ce ne sono stati. È un conte? È uscito? Signor Conte, salve! Qual è il tuo nome? Mancante. Mancante. Possiamo sapere il tuo nome, signor Conte? Ciao, buonasera. Vogliono tutti sapere di te, della tua interessante vita, signor Conte. Silenzio. Vuole rispetto. In che modo? Intendeva quello. Ah, che manca il rispetto. Ma... Benvenuto in questa dimora, signor Conte. Benvenuto in quest'epoca, ma già lo sapeva. Possiamo parlare con lei? Del voi. Possiamo parlare con voi, signor Conte? Deve capire che qua ci sono usi e costumi diversi, non sappiamo bene come riferirci. Mi sono perso. Mi sono perso. Grazie, Maria. Dov'è che volete andare? Come posso io aiutarvi? Grazie Christian. Ciao Maurizio. Ok, qua è interessante, sento che stiamo cominciando ad agganciarci. Non sa dove si trova. Allora, siamo nel 2024, appena iniziato. Un'epoca molto bizzarra.
Potete dirci di dove siete? Andiamo un po', diamogli tempo. Così posso dirvi quanto siete distante da casa vostra. Attendiamo, non abbiamo fretta. Se può far avverare i desideri ve lo dirò prossimamente, perché ne ho espressi tre. Vediamo. E che desideri? Praticamente i desideri di tutti. Dove siamo? Oh, ancora ragazzi! Ha detto mi sono perso e dove siamo? Allora, siamo... Non è che posso dire adesso la località precisissima, ma siamo in provincia di Pistoia. Pistoia, presente? Oppure Lucca, se non conosce. Oh, mi sono perso dove siamo, ragazzi, è incredibile, eh? Voi di dove siete? Ah, cioè tu dici che quella foto lì era la sua dimora? Prova. Prova. Se riusciamo ad avere una località sarebbe fantastico. Mantova, dici Mantova? È Ghost Radar Legacy questa. Si trova su iOS. Se fosse Mantova, io ci sono stato alcune volte. L'ho trattata anche nelle leggende del mio libro. Oltretutto, chi è interessato ad acquistare il mio libro, Leggende Italiane, sono io che lo spedisco, quindi per quello contattatemi in privato. Anche su Instagram, non per forza qui su TikTok, tanto mi trovate collegato. C'è il solito nickname. Possiamo avere un dettaglio sulla località, per favore, comunque? Una riprova? Satana. Satana? Fantastico! Fantastico! Ok. Non è una bella riprova. Perché Satana? Non è una bella parola. State vedendo Satana? Siete in un limbo infernale? Sì, i tre laghi, Lago Superiore e là dove c'è la leggenda del loto. Sì, sono ratti. Sono lì nella gabbia. Non li ho spostati stasera. Voi. Lago minore di mezzo e maggiore, esatto. Sì, l'abbiamo chiesto di che epoca è. Abbiamo capito che più o meno sarà dell'Ottocento. Esatto, i miei bimbi. Dopo a fine live ve li faccio vedere bene. Allora, se voi siete del nord, di Mantova, di quelle parti lì, è molto lontano da qua. Questa lampada è stata rinvenuta in un cimitero toscano. Quindi, se non lo sapevate, questo è quanto. Quindi adesso sapete dove vi trovate.
Toscana. Se avessi in programma di andare a Mantova proverei anche a portarcela, ma non è così adesso. Lascia che ti mostri. Ok, forse è un segnale, devo aprire l'app per le foto. Lascia che ti mostri, ok. Allora, apriamo quella per le foto. Mostrami. Mostrateci. Grazie Mimmina. Queste sono donazioni per lei, signor Conte. Per voi. Donazioni di che cos'è? È una bocca. È una bocca di donna. Tutto qui o devo vedere altro? Vediamo se ci fa vedere anche altre cose. Questo è molto interessante. Poi subito è arrivata, la foto. Allora, se per il sì fai brillare. Lì. Questa qui è la vostra donna? O era la vostra donna? Se sì, potete andare a far brillare questo strumento fino al rosso? Basta concentrarsi con l'energia fino lì, come è successo prima. Se è sì, vorrei sentire lo strumento suonare. Però può anche non riuscirci, eh. Ok, silenzio. Aspettiamo un'altra foto. Vogliamo una contestualizzazione. Chi era quella donna che abbiamo visto? Aspettiamo un'altra foto. Vogliamo sapere chi era questa donna. La sacrificata? In un rituale? Vediamo se lo dicono. Aspettiamo un'altra foto. Ah, interessante. Ok, vediamo più dettagli su questa donna. Aspettiamo una foto, sicuramente arriverà. Questo lo spostiamo qui. Aiuto, cade. Aspettiamo. Se era una vittima sacrificale, potete far illuminare lo strumento fino al rosso? Grazie Christian, donazione per gli spiriti. No, non è facile per loro riuscire a illuminare lì, sembra. Niente. Ma noi attendiamo la foto, so che arriverà. Arriva, arriva. Mettiti una croce e vedi. Sai che non ce l'ho adesso una croce? Le piramidi? Queste sono le piramidi di Giza, sicurissimo. Questa cosa è interessante. Ma non è che era Cleopatra quella a sto punto? Era Cleopatra? Se sì, fino al rosso lo strumento. No, perché aveva quella bocca molto stile, non lo so, eh. No, le foto non sono scattate, sono generate, sono create. È un'intelligenza artificiale che le crea. Si presume che le presenze possano influenzare il risultato, ma non sono foto scattate queste. Ok, cambiamo strumento allora, visto che siamo arrivati a questo punto. Vediamo se ci può dire altro sulla donna.
Vediamo un po', Altro sulla donna. Cosa ci puoi dire su quella donna? Vogliamo sapere chi era quella donna? Come si chiama? Perché mi sa che era un no questo? Oh! La radio. La radio, ha detto la radio. Allora, gli abbiamo detto che il sì vuol dire illuminare lo strumento. Stai dicendo che non vuoi dire il nome? Ricorda, sì vuol dire illuminare, se ho ragione. Non puoi dirci il nome, non possiamo saperlo. Ho ragione? Grazie Davide. Nadia? Ma l'hai sentito da qui? Ah, da qui. Ok, però stiamo andando un pochino fuori tema, cioè nel senso, a noi interessa capire di più su questa lampada. Vogliamo sapere qualcosa in più su questa lampada. Cosa devo farci per farla attivare? Interessante, questo. Devo suonare? Se possiamo avere un indizio. Intanto qui non dice più niente da un bel po'. Però qui fa un sacco di suoni strani adesso. Sì, esatto Davide, infatti viene da un cimitero. Se n'è sbarazzato il custode perché era particolare, era infestata. Diceva che succedevano cose strane in questa lampada. Però, adesso chiudo. A me piacerebbe accenderla, però abbiamo detto che manca tutto, cioè manca non solo l'olio, ma è cava. Mi dicevano che manca lo stoppino, quindi non è così facile rifare tutto da sé, ecco. Non so se sono in grado di rifare tutto. Vediamo un po' che tipo di strumento posso usare adesso. Ci mancano molti pezzi, io li provo con le foto. Posso avere una foto su come devo fare per attivare la lampada? Una foto sull'attivazione. Comunque, per ora la prova più schiacciante che abbiamo avuto. Attivarla come, in senso come fare per far manifestare qualcosa. Per far accadere eventi, ecco. La prova più schiacciante che abbiamo avuto è mi sono perso dove sono. È incredibile. Sappiamo che questa lampada ha il potere di fare qualcosa. Questo sto chiedendo. Come posso fare per farglielo fare? Vorrei capire una foto.
Grazie per il follow. L'ho strofinata prima. L'ho strofinata prima. Però non è accaduto niente. Ora esce il genio. Se ci sono i lumini non vengono facili. Cioè dice che questi stanno interferendo. Come posso comunicare con te? Posso avere una foto su come posso comunicare con te? E anche una parola qui, se vuoi. Attendiamo. Spegni la luce in casa? In che senso? È spenta. Questa è la luce delle candele e della lampada questa. Aspetta. Oh mio Dio. Oh mio Dio, inquietantissima questa foto. Chinato. C'è troppa luce. Sì, posso spegnere questa, ma poi non si vede quasi più niente. Che cos'è questa roba? Sembrano scaffali. Vuoti. Ma è incredibile. È incredibile. Allora, riproviamo con le parole, così li chiediamo sempre qui. Come posso fare per comunicare con te? Sì, sembra che ci possa essere un rituale, ma non saprei quale. Non so se così aiuto all'attivazione. C'è qualcosa che vuoi dirmi? Ah, tu ci hai visto la gabbia? Anziché gli scaffali? Beh, ma dopo proviamo a mettere uno dei ratti qua sopra, sul tavolino, senza le candele. Sono in pace e ti voglio aiutare? Pericoloso. 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 Cosa è pericoloso? Il rituale, immagino. Ok, dammi pure un messaggio, quello che vuoi, un messaggio. Se c'è qualcosa che posso fare per farle far qualcosa a questa lampada, vorrei saperlo. Una procedura, delle parole, qualcosa. Silenzio assoluto. Sì, ce l'ho Ecobox, ma... Chi è quello? Chi è quello? Chi? Ce l'ho Ecobox, ma non è chiaro così adesso senza poterlo risentire. Difficile capire a bomba tutto. Ciao Cesira.
Pericoloso vuol dire che non lo può dire. Allora, intanto attivo un'altra... Avete sentito il beep? Avete sentito il beep? Il beep che ha fatto nel rituale delle 11 miglia che ho fatto con Christian era continuo, costante. Non ho capito perché qui non lo fa. Lì era un continuo bippare, tantissimo. Questo è il primo bip che fa stasera. E boh. Ah, due secondo. È cambiato qualcosa allora. Ma è incredibile. C'è qualcosa di nuovo qua. Corrotto. Corrotto? Corrotto. Mi sa che qui è arrivato. Da quando ha detto chi è quello, sento che c'è qualcosa che non va. Sì, sì, sì. Secondo me è arrivato qualcosa che non va bene. Corrotto. È interessante e spaventoso allo stesso tempo. C'è una presenza nuova pericolosa qui? C'è qualcuno di nuovo pericoloso? Chi è quello? Ancora? Io non lo so, non lo posso vedere. Quanti siete adesso? Cioè, non sapevo neanche quanti erano prima, però. A parte della lampada che ha detto uno. No, 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 là è tranquillo per ora, però ha fatto 3-4 colpi incredibile. Riuscite a spegnere almeno una delle due candele per caso? Vieni qui. Sono qui, sono qui. Sono qui, eccomi, sono qua. Riesci a spegnere una delle due candele? Quella di sinistra, ad esempio? Sarebbe troppo bello, per essere vero. Manifestazioni fisiche... sono veramente difficili. Però è così, oh. Se non avviene, non avviene. Lo comandiamo. Lo comandiamo? Oh, oh mio Dio. Oh mio Dio. Lo comandiamo? Possiamo comandarlo e dirgli di spegnerla? Proviamo. Ti comando di spegnere la candela di sinistra. Oh, c'è stato comunque un tentativo, Ragazzi, qui non c'è mica vento, è tutto chiuso. Chi è lui? Ancora? Chi è quello? Chi è lui? Perché lo chiedi a me? Io non lo posso sapere, non lo vedo. Dimmelo tu chi è. Cosa vuole più che altro? Cosa vuole questa entità? Silenzio. Dai, ora chiedimi di nuovo chi è lui, io non lo so. Grazie mille Sabrina, doni per gli spiriti. In questo caso dono alla presenza del conte, non a quello nuovo, perché non sappiamo chi è. Vi stanno donando presenze, le persone vi stanno donando... Oh mio Dio, mi ha preso un colpo. Avevo l'audio nell'orecchio, mi ha preso un infarto. Grazie mille Lucilla. Vi stanno donando le rose. Ringraziate. Sono doni spirituali per voi. Gianmarco. Gianmarco? Gianmarco? Gianmarco chi?
Continua, voglio nome e cognome, possibilmente. Grazie, Sabrina. Sarà il conte? Boh. Chi è Gianmarco? Dai, mi immagino adesso la seconda presenza, una presenza corrotta che si chiama Gianmarco. Allora, tutte le app lanciano parole e basta. Quando una presenza riesce a sintonizzarsi bene, allora ti influenza l'uscita delle parole. Questo è quello che penso io. Per questo dico sempre, non esistono app professionali e app di intrattenimento. Ne abbiamo parlato oggi o ieri, che sì, qualcuno mi ha detto, queste sono solo app stupide, ci vogliono strumenti professionali. Ma allora, esiste, ad esempio, un dispositivo da 300 sterline che fa la stessa identica cosa di questo, né più né meno. Non c'è niente di più in una cosa pagata a parte. Se è lo stesso principio, parole del vocabolario, basta. Usciranno sempre casualmente. Il problema c'è se un... Leggero. Il problema c'è se qualcuno crea un qualcosa di fittizio, nel senso che non spara parole a caso, ma ne spara, che ne so, sempre le stesse e dice, non lo so, sempre fantasma, satana, demone, ma te ne accorgi, perché lo usi spesso e te ne accorgi cosa dice. Qui ci siamo resi conto che dicono parole diverse, questo soprattutto, tantissimo diverse. Echovox è un programma estremamente utile, utilizzatissimo. Però secondo me non è di più rispetto alle altre Ghostbox, eh? Niente di più. Sì, anche BCN, ottimo, anche Radio Hack, queste sono quelle gratuite. Semplicemente Echovox ci sono dei settaggi molto interessanti che se... È caldo. È caldo. Oh, all'inizio era freddo, ora è caldo. Non è che una presenza a freddo e l'altra a caldo? Cosa posso fare per rendere l'ambiente più confortevole? Fammelo sapere. Bisogna comunque negli esperimenti avere pazienza. Come state vedendo, per ottenere risultati serve pazienza. E spesso non la si ha al primo colpo. Se proprio volete avere delle prove molto più schiaccianti, bisognerebbe usare un registratore, lo mettete lì e con pazienza a risentire, prima o poi magari qualche rumore che non c'era nella stanza, qualche voce la sentite, ma serve tanto tanto tempo. Per favore fermati. Per favore fermati, ha detto. Mi sa che non vogliono che divulghi queste cose adesso, in questo momento. Sto parlando di segreti. Sì, sono qua fermo adesso. Di cosa parliamo? Dammi un argomento. Dammi tu l'argomento. Questo è interessante, questo strumento, perché usa anche le frasi. Però forse stavo rivelando troppe cose a troppe persone insieme. Ho questa impressione. I segreti professionali. Dacci un argomento. Questo, anche se lo chiudo, ormai è morto, non dice più niente da un casino di tempo. Il registratore a cassette con microfono è molto buono. Argomento, dai, argomento. Di cosa parliamo? Aspettiamo l'argomento, eh? Argomento. Sì, K2 RF rileva le interferenze.
Sì, ma non solo, devono. Non è chiaro, tante volte devono concentrarsi per farlo brillare. Non è sempre così automatico. Se fosse così automatico, anche il tuo spirito guida lo farebbe suonare. Ritardato mentale. Ma che bel complimento! Ritardato mentale. Non si è capito bene a cosa si riferisce, però, eh. Cioè, a me o alla persona che ha fatto quella domanda? Non lo so. Corda. Corda? Corda. Corda. Ok, continua, perché non mi viene in mente. Parliamo di reincarnazione, vi va? Si può parlare di reincarnazione? Fatemi un segnale, fatemi capire se va bene. Allora, se va bene, o ditemi una parola di sì, o un positiva, affermativa, o fate comunque brillare l'RF fino al rosso. Per dirmi sì, sì, va bene. Aspetto, eh. Ok, proviamo all'opposto. Se non devo parlare di reincarnazione, illuminate adesso lo strumento. Quindi abbiamo provato il sì e il no. Se illuminate adesso lo strumento, io non parlerò di reincarnazione. Fino al rosso, però. Per illuminarlo, lo ripeto. Oh, cazzo. Ho capito, ok, ok, non ne parlo, non ne parlo. Non ne parlo! Non ne parlo! Ok ragazzi, mi dispiace ma non vogliono. No, questa cosa è incredibile, eh. No, no, non vogliono. Ok, non ne parliamo. Dietro di te. Dietro di te. Capuzzola. Dietro di me c'è una finestra sul quel terrazzo. E c'è anche un rumore. Però tutto a posto sembra. E allora di cosa parliamo? No, allora, le presenze che stanno qui non vogliono che divulghi in questo momento. Avevo tanto da dire sulla reincarnazione, però, e no. Sono stati molto chiari, eh? Però se non mi danno l'argomento... Cioè, praticamente non possiamo parlare di paranormale in una live del paranormale. Allora... Lo comandiamo. Ancora. Lo comandiamo. Allora, qual è l'argomento che possiamo trattare? Io non è che posso inventarmi... Allora, fatemi pensare. Possiamo parlare di... Visto che avete fatto vedere le piramidi, possiamo parlare delle piramidi di Giza e del mistero delle piramidi? Facciamo come prima. Se sì, illuminate l'RF detector come prima, avete capito come fare? Se posso parlarne, illuminatelo fino al rosso. Se posso parlarne, oppure datemi un segnale affermativo qua. Vi do un attimino. Grazie Lupa, grazie mille. Regalo per le presenze. Silenzio, quindi mi sa che stiamo per ricevere un'altra batosta. Diamogli ancora qualche secondo però prima di provare con il no. Ok, allora, se adesso non fate illuminare l'RF detector, io parlerò delle piramidi. Quindi questa volta è illuminatelo se non volete che ne parli. Altrimenti ne parlerò, almeno delle piramidi, il mistero delle piramidi. Ci sono diverse cose che vorrei dire sulle piramidi, posso dirle? Se è no, illuminate.
Io adesso rimango in silenzio. Se quello si illumina rosso e suona, io non ne parlerò. Non ne parlerò. Vi do una decina di secondi, altrimenti ne parlo. Aspettiamo un pochino, forse possiamo parlarne. Ma è un argomento più easy. Non è un segreto? Allora, no, in realtà il problema è che ogni anno dicono che hanno scoperto come le hanno fatte. E ogni anno è un metodo diverso. Non si sa. La cosa interessante però che, a parte il fatto che sono state costruite secondo, ovviamente, la cintura di Orione, la posizione particolarissima, c'è il mistero del tempo che scorre diversamente a volte, a seconda di come entri nella piramide, a seconda di quello che succede, tu ne esci che per te sono passati pochi minuti e in realtà sono passato un sacco di tempo. E l'orologio lo conferma, l'orologio della persona che esce. Quindi ci sono delle cose che non tornano e nessuno ancora ha spiegato. Soprattutto sull'eventuale origine aliena delle piramidi. Se gli alieni hanno interferito. Allora, le presenze vogliono aiutarci a capire, cioè è una cosa che possiamo sapere. Se gli alieni hanno interferito, fate illuminare al rosso lo strumento. Quello è mio. Quello è mio. Fate illuminare l'RF detector al rosso se le presenze hanno interferito. Scusate, se gli alieni hanno interferito con la costruzione delle piramidi. Se gli alieni c'entrano qualcosa, per favore, fate illuminare l'RF detector fino al rosso. Poi farò un'altra domanda precisa. Ok, e l'altra domanda precisa è: non volete dirci nulla riguardo alle piramidi, quindi non mi volete rispondere semplicemente? Se è così, fatelo illuminare fino al rosso, come prima, fino in fondo. Se non volete nemmeno darci indizi. No, ok, qui non c'è proprio interazione. Comunque è un argomento molto interessante e importante, anche perché le piramidi di Giza ovviamente non sono le uniche piramidi. Come sapete, io ho fatto l'indagine anche alle piramidi di Montevecchia in Lombardia. Grazie Rita per la rosa. Vi assicuro che c'è qualcosa là sotto, perché comunque si accendeva lo strumento. C'è qualcosa sotto. Come si chiama cosa, la presenza? Oh, è venuto fuori Gianmarco? Io non lo so. Se possiamo darle un nome diverso ce lo dirà. Però... Oh cacchio. E dai, vuol dire Gianmarco? Maledetto. Oh, ma avete capito quello che è successo? Questa era una manifestazione di rabbia. E poi ha detto maledetto. Non devo nominare quel nome. Non devo nominare quel nome. Posso usare un altro nome? Allora, dammi un altro nome da usare per chiamarti. Stai ascoltando? Sì. Qual è la domanda di Lupa? Non ho letto. Perché cosa? Perché si è arrabbiato? Chi è Gianmarco? Chi è questo Gianmarco? Così capiamo.
Comunque tanti piccoli e particolari segnali, molto interessanti. Grazie della rosa, Annalisa. Grazie, Rita. Chiedi se le piramidi sono dei portali. Le piramidi sono dei portali? Se sì, potete far illuminare lo strumento fino in fondo? Lo strumento quello fino al rosso, se sono dei portali? Oppure una conferma qui? Beh, qui non stiamo ricevendo risposta. Allora, grazie mille, Rita, grazie mille. Vi stanno anche donando spiritualmente delle rose. Allora, oh, si sono mossi i ratti in modo spaventoso. Ok, allora, le piramidi non sono dei portali? Potete illuminare se ho ragione? Fino al rosso, oppure dirlo qui? Grazie mille, abbiamo raggiunto l'obiettivo. Guardando, però non è né sì né no. Non è né sì né no. In che senso? Nel senso che di provare con l'app delle foto? Beh, comunque proviamo l'app delle foto di nuovo. Magari c'è qualche... Ok. Vediamo se ci dà una foto in risposta a quello che abbiamo chiesto. Poi gli chiediamo di nuovo di Gianmarco, intanto... Però non credo, perché prima era una presenza da sola, poi è arrivato questo qui, ha detto mille volte chi è lui, chi è lui, chi è lui. Quindi non si conoscono queste presenze. Rischiamo di fare domande strane. Grazie Gianfranco, grazie mille. Ecco la foto, arriva. Mamma mia, questa... È una donna che abbraccia un neonato... distorto, che ha in mano una specie di frutto. Mamma mia, com'è inquietante. Faccio vedere anche alla videocamera. Veramente inquietante. Con questi vestiti. Veramente bizzarra. Per quello Gianmarco è un bimbo, non lo so, sai, sono tutte conclusioni un po' così. Allora, ritorniamo con questa. Allora, questo Gianmarco è una presenza negativa, mi sto riferendo alla prima presenza, la prima, non a Gianmarco. Non puoi capire. Ok. Quindi non ha... è inutile dirlo. Non puoi capire. Che cosa ha fatto questo Gianmarco?
Ah, perché adesso sto capendo, cioè nel senso mi stavano chiedendo domande sui tarocchi o cartomanzia. Ma io non sono mica un cartomante. Solo per te. Solo per te? Cosa? Allora, questo Gianmarco era un bambino? Schiavo. Schiavo? Era uno schiavo. Quindi non era un bambino. Sì, 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 ho capito, che ma infatti non capivo perché metteva le date, ci sono arrivato adesso. Che oltretutto sono domande che potete fare voi stessi con quest'app, cioè non avete bisogno di me come tramite. Io non sono un mago. O sono un mago io? Sono un sensitivo io? Se sì, illuminate fino al rosso. Mi posso considerare un sensitivo io? Se sì, illuminate fino al rosso lo strumento. No, va bene. No. Io sono un tramite e basta. Sì, il mago delle creepypasta. Beh, quello. Allora, la foto che ci hai mostrato, quella del bimbo, a che epoca corrisponde? In che epoca è? Ciao Beta. Quindi, ma non hanno mai risposto sulle date, per ora. Comunque, qui intanto stiamo andando su domande extra, quindi intanto chiudo il video qua per il canale YouTube Amico Vlog e continuiamo con la diretta. Più lontano. Più lontano. Potrebbe essere riferito all'epoca, molto lontana.